Sì, Sandro Gambelli, e noi abbiamo parlato degli open data e la gestione delle emergenze sul territorio. Una volta di più abbiamo capito che la disponibilità e l'accessibilità di dati, sia detenuti dalla pubblica amministrazione, ma dati open data, sia di tipo diciamo un po' più statico o un po' più dinamico, intendendo in questo anche i cittadini diciamo come sensori sul territorio in grado di riportare fatti e eventi, diciamo è una base per poter migliorare sempre di più questo tema che abbiamo vissuto sulle nostre spalle qui a Genova nei mesi scorsi. E questo tema apre ovviamente ancora di più la discussione già intrapresa sul fatto che i dati detenuti dai tanti enti che hanno competenze in protezione civile devono in qualche modo riuscire a condividere e a mettere assieme. Abbiamo scoperto che ci sono quindi allargare la comunità diciamo, di chi detiene le informazioni, quindi sugli open data di altre amministrazioni, dei cittadini, ci può consentire anche di avere una risposta anche più veloce ed efficace nella gestione delle emergenze, però a condizione che questi dati vengano in qualche modo validati e certificati. Questo non dobbiamo dimenticare poi chi ha delle responsabilità diciamo, di attuare misure di protezione civile deve basarsi su dati che siano affidabili. Abbiamo anche scoperto che in qualche amministrazione, la Regione Piemonte, l'Emilia Romagna, hanno già cominciato a liberare i loro dati e si è anche scoperto che liberare i dati costa meno piuttosto che venderli, per assurdo, ma insomma è stato diciamo, riportato anche questo dato che mi sembra importante. Sto scorrendo ecco, le ultime impressioni, si è parlato, quindi io ci ho colto come diciamo responsabile della protezione civile qua a Genova ecco, un'ulteriore libertà nel poter discutere chiaramente senza tanti sotterfugi sui dati disponibili e che spesso sono dati per noi che identificano degli elementi di rischio sul territorio. Non è sempre stato così nella storia di questo paese, nella storia della protezione civile. Quindi poter anche rendere pubblico che determinati territori presentano dei livelli di pericolosità e quindi inducono del rischio sulla cittadinanza che lì risiede è un fatto, può sembrare banale, ma oggi non lo è più. E questo ci deve portare ad avere sempre una maggiore informazione verso i nostri concittadini e proprio di questi giorni abbiamo aggiornato le norme di autocomportamento sulla città di Genova e questo è da un lato e dall'altro si sta anche lavorando proprio su questo settore anche a monitorare il territorio con una serie di sensoristica e una serie di allarmi che ci consentano sempre più, utilizzando appunto tutti questi dati disponibili, di dare delle informazioni in tempo reale ai nostri concittadini in modo tale da limitare al massimo i rischi. E questo è un po' il lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi. Grazie.